Presentati questa mattina, martedì 30 luglio, la presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dell'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto, i servizi inclusivi della spiaggia libera balnea sul lungomare Colombo 134, attivi per il secondo anno consecutivo. La spiaggia è attrezzata per accogliere tutti, dalle 8 alle 18, con servizi personalizzati e pronti a supportare ogni tipo di fragilità e di disabilità. Anche visiva e uditiva, grazie quest'anno all'intesa con l'Unione Ciechi e l'Ente Nazionale Sordi. In particolare sarà possibile per chi ha una disabilità motoria fare il bagno utilizzando la sedia Job, aiutato da un operatore a supporto della balneazione. I servizi saranno garantiti fino al 30 settembre, grazie alla collaborazione con l'ATS affidataria composta da AOS, Associazione Operatori per la Solidarietà, dall'Associazione Gatto con gli Stivali e Rafichi, e prevedono anche un servizio trasporto disabili a prenotazione al numero 389 25 34 056 da e per la spiaggia. Ogni giorno sulla spiaggia saranno presenti operatori a supporto della balneazione, educatori, animatori e interpreti LIS. Per tutti sono previste anche attività ludico-sportive, dalla canoa all'acqua gym, dai balli latinoamericani ai giochi da tavolo, e laboratori di progettazione, culinari, manipolativi, di scrittura e lettura creativa. Allora, ha vari servizi. In primis quello che ci tengo a sottolineare è il servizio trasporto, in particolare per le persone con disabilità, che è su prenotazione, quindi c'è un numero a cui si può chiamare per prenotarsi ed è possibile con lo stesso numero prenotare anche lo spazio in spiaggia. Naturalmente è tutto gratuito perché questa spiaggia rimane una spiaggia libera, ma con servizi inclusivi per tutti i tipi di disabilità. Quest'anno abbiamo dato grande attenzione anche alle persone con disabilità visiva e uditiva, quindi grazie alla collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi e con l'Unione Ciechi offriremo servizi anche in questa direzione. Poi ci sarà sport, una bibliospiaggia, dei giochi gratuiti per tutti, insomma una spiaggia aperta a tutti e con servizi per tutti. Questo servizio è stato inserito nell'ambito del PON Metro, quindi dovrebbe usufruire di risorse ministeriali che ad oggi non sono ancora arrivate, ma noi abbiamo con risorse comunali comunque avviato l'estate, perché l'estate è oggi, non domani. Non appena arriveranno queste risorse ci permetteranno di tenere aperta questa spiaggia tutto l'anno. Del resto a Salerno è possibile perché il sole lo permette. Abbiamo queste associazioni, queste cooperative che supportano l'iniziativa di Paola De Roberto, che sono indispensabili, sono dei cittadini valorosi, dei forti di un grande senso civico, che si mettono a disposizione degli altri per fare in modo che tutti possano godere dei pari privilegi che ciascuno di noi può vantare. E credo che questa iniziativa, che si dispone ad essere aperta a tutti, con supporti, con possibilità di relax, di lettura, di gioco, di balneazione, assistita per quanti ne hanno bisogno, credo che sia un'iniziativa di grande momento civile e di grande momento sociale.